key that I won't forget. You're lost in Paris. You're lost in Paris. Lost in Paris. I hope that you're warm and safe. A memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. It was over in a day. All the things I used to say, you kept to say. All the places we would go, all the songs we got to know, you held it all. I know that I need you now. Key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. A memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. Love in a lost place, goddamn. Got me running around in a rat race. Say grace, but I fell in love with a small waist. Never stuck, yeah, right, yeah. Bingo, shot me in my heart and it hurt. Case she's so fly like a dove, that's a dove face. Don't know what she yet now, but this ain't a birthplace. Tom, don't tell her, but it's first for I know birthday. That I need you now. Key that I won't forget. You're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. Memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I know that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. That I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. So hard to keep, and with a new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of her heart. Thank you.
wouldn't wait another day for. The captain of her heart. Secrets stolen from deep
inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting time after time. If you're lost, you can look and you really, 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 really find me time after time. Whoa, if you fall, I will catch you. I'll be waiting time after time. Say, if you're lost, you can look and you really, 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 really find me. Hey, if you fall, I will catch you. I'll be waiting time after time. Say, time after time. How long? Time after time. How long will I love? Time after time. How long? Time after time. How long? Time after time. I've been loving you always. I've been loving you always. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. You make me feel so brand new, and I want to spend my life with you. Let me say, since we've been together, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to, and I be so I'm too. And baby, let's stay together, loving you whether times are good or bad, happy or sad. Why people break up, turn around and make up, I just can't see.
let's stay together. Loving you weather. Times I could be happy or sad. Falling, you're all that I want.
Buonasera, buonasera a tutti. Iniziamo, se prendete posto, anche i relatori. Prova. Prova, prova. Buonasera ancora a tutti, io sono Silvestro Giannantonio, responsabile della comunicazione dell'AFNOPI, la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. Oggi è il 12 maggio, come sapete, giornata internazionale dell'infermiere. Siamo particolarmente felici di essere qui. Come sapete, abbiamo scelto Bergamo e Brescia, capitali della cultura e città simbolo della lotta al Covid, per celebrare quest'anno a livello nazionale questa giornata. Torniamo qui in Lombardia dopo 2 anni. Eravamo qui nel giugno 2021, qualcuno di voi lo ricorderà, per la tappa del nostro congresso nazionale itinerante, durante il quale abbiamo premiato delle buone pratiche infermieristiche. Abbiamo incontrato gli ordini della Lombardia, che oggi sono qui tutti con noi, e abbiamo incontrato tante istituzioni, come facciamo anche oggi, e vedete già schierati tutti i nostri interlocutori, per cui cercheremo di fare un incontro denso, ricco, ma assolutamente proficuo. Iniziamo subito con i padroni di casa e con un saluto, quindi cedo il mio posto in primo luogo a Gianluca Solitro, il presidente dell'Ordine di Bergamo. Buon pomeriggio a tutti, sarò breve anche perché non voglio rubare troppo spazio al dibattito e alla tavola rotonda. Voglio fare un ringraziamento veramente grande, anche perché il 12 maggio è la nostra festa, la festa dell'infermiere. Riuscire ad avere qui il comitato centrale, a gemellare le due città, Bergamo e Brescia, che in questi ultimi 2 anni sono state veramente sotto i riflettori, sia per quanto riguarda la pandemia, ma soprattutto per lo sforzo che i nostri infermieri hanno fatto in questi 2 anni veramente di sacrificio. E quindi è un grande regalo, il grande regalo dell'evento Bergamo-Brescia, capitale della cultura, il grande regalo che ci fa il nostro comitato centrale, quindi la nostra federazione, ad essere qui presente. Sono quasi, ci siete tutti, quindi è un bellissimo omaggio a tutti i nostri infermieri, sia bergamaschi che bresciani, e spero che in questi 3 giorni possiamo veramente mettere in risalto la nostra professione e mettere anche un po' di sale a quello che i nostri infermieri ci chiedono, anche dal punto di vista politico, professionale, di crescita, eccetera. Non rubo altro tempo e lascio spazio alla mia presidente di Brescia, che in questi tre giorni ci scambieremo in questo ruolo qui. Grazie mille. Grazie. La parola dunque a Stefania Pace, presidente dell'Ordine di Brescia, che ci dirà qualcosa anche come coordinamento OPI Lombardia. Grazie, buonasera a tutti. Io non posso far altro che essere d'accordo con le parole del collega Gianluca Solitro, non voglio ripetermi, ma i ringraziamenti sono doverosi nei confronti della nostra federazione per aver creduto davvero a questa intuizione, a questa idea di questo 12 maggio così particolare, importante e anche intenso, perché è diventato un 12 maggio che si sviluppa su 3 giornate. Il 12 maggio è il modo anche per raccontare di noi, non solo ai cittadini, non solo ai colleghi, non solo alle università, ai nostri futuri infermieri. È un modo anche di raccontarci e di interloquire anche con la politica. Per noi i riferimenti politico-istituzionali sono importantissimi. Io auspico che
per quanto riguarda il coordinamento lombardo e i rapporti con la politica regionale e la politica territoriale, che ribadisco e rafforzo il concetto, è fondamentale. Noi tutti auspichiamo che le interlocuzioni riprendano, perché sono ferme da un po' di tempo. Abbiamo chiesto anche un incontro con l'assessore Bertolaso, abbiamo chiesto un incontro anche col direttore generale dottor Pavesi, e speriamo che ci interpellino quanto prima. Ci sono delle situazioni che sono preoccupanti, non solo a livello lombardo ma anche a livello nazionale. Non voglio dilungarmi anch'io, perché non voglio far perdere tempo proprio per le sollecitazioni che riceveremo da voi oggi, ma ci sono delle tematiche che in maniera molto veloce dobbiamo prendere in considerazione e riprendere in considerazione. Faccio solo due piccoli esempi: era già stato aperto un tavolo, eravamo già stati interpellati qualche mese fa per quanto riguarda il fabbisogno e gli organici di Regione Lombardia, ci riguarda direttamente. Il decreto a cui facciamo riferimento oggi risale soltanto al 1998, quindi forse questo tavolo va assolutamente riaperto. Non solo il fabbisogno, lo skill mix anche degli organici, ci sono delle tematiche che sono ben note anche per quanto riguarda tutta la questione degli OSS. Ultimo ma non ultimo, un'altra situazione che ci preoccupa moltissimo anche a livello lombardo ma a livello anche generale è la situazione dell'ingresso degli infermieri stranieri, decreto ex mille proroghe, da marzo 2021 a marzo 2023 solo in Regione Lombardia c'è stato l'ingresso di 1860 infermieri, non sono iscritti ai nostri albi, non c'è la possibilità di nessun controllo su questi colleghi, anche a tutela, perché è una delle mission dell'ordine, la tutela del cittadino e la garanzia di assistenza di qualità, credo che siano delle tematiche assolutamente da riprendere velocemente. Io ringrazio di nuovo tutti e buon lavoro. Bene, abbiamo ricevuto due saluti molto brevi che andrei a trasmettere da parte del, chiedo alla regia, Paolo Franco, l'assessore alla casa e housing sociale della Regione Lombardia, e poi a seguire avremo vedo il ministro, è indifferente, se è pronto il ministro possiamo anche trasmettere il saluto con questa accortezza, è un saluto che ci ha mandato e che trasmetteremo stasera a Brescia quando ci sarà l'evento inaugurale di questa tre giorni. Questo, come sapete, è un evento riservato agli OPI della Lombardia, quindi vi chiediamo di non riprenderlo, di non diffonderlo, è una sorta di anteprima, una chicca, lo ascoltate voi con noi per la prima volta, è arrivato stamattina dal Ministero, quindi possiamo ascoltare il Ministro Orazio Schillaci. Buonasera, saluto la Presidente Mangiacavalli, i rappresentanti delle istituzioni, i cittadini e tutti gli infermieri che partecipano alla tre giorni di eventi promossa dalla FNOPI insieme ai due ordini provinciali, OPI Bergamo e OPI Brescia, in occasione della giornata internazionale dell'infermiere. Giornata che si celebra in due città simbolo della lotta al Covid-19, Bergamo e Brescia, e ricorda a tutti noi lo straordinario impegno degli infermieri nel corso della recente pandemia. Donne e uomini in prima linea nella lotta al virus, giorno e notte al fianco dei pazienti, lavorando senza sosta. Ancora oggi vi dobbiamo dire grazie per la vostra abnegazione e per il vostro importantissimo impegno. Una scelta che si intreccia anche con la nomina di queste due città a Capitale della Cultura 2023. Con lo sguardo rivolto al futuro in una prospettiva di sviluppo e di una sanità più sostenibile, in cui gli infermieri ricoprono un ruolo attivo attraverso il prezioso lavoro di cura e assistenza che ogni giorno svolgono sia a livello ospedaliero che territoriale. L'infermiere infatti è una figura professionale essenziale, con elevate competenze scientifiche acquisite attraverso un qualificato percorso universitario. E il Ministero della Salute è impegnato a valorizzare il vostro impegno sia dal punto di vista economico che professionale.
perché investire sul capitale umano è essenziale per rafforzare sempre di più il servizio sanitario nazionale. Abbiamo adottato le prime misure di una riforma complessiva della sanità pubblica e tra queste voglio ricordare l'abolizione del vincolo di esclusività per gli infermieri e gli incentivi per quanti lavorano nei servizi d'emergenza, per i quali abbiamo anticipato al 1 giugno l'indennità di pronto soccorso e aumentato la retribuzione per il lavoro straordinario. Abbiamo intrapreso un percorso che proseguirà nella direzione di migliorare le condizioni di lavoro, più sicurezza, più gratificazioni, più opportunità di crescita professionale all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Sono tanti gli infermieri che hanno preferito andare all'estero. Vogliamo creare i presupposti per fare in modo che siano incoraggiati a tornare e soprattutto che i più giovani, già dalle scuole superiori, scelgano di investire il proprio futuro in quella che è la più bella tra le arti belle. Come detto, sono solo i primi passi di un disegno di riordino più ampio che punta a rendere la sanità pubblica più attrattiva e con essa, ovviamente, anche la professione infermieristica. Sono certo che anche con la vostra preziosa collaborazione riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Grazie e buona giornata internazionale delle infermiere a tutti voi. Ecco, dalla dimensione nazionale andiamo a quella regionale, quindi il contributo di Paolo Franco, assessore alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia. Buongiorno a tutti voi, mi dispiace tantissimo non poter essere lì con voi, nella mia Bergamo, con voi infermieri di cui riconosco la professionalità da tantissimi anni, non solo ahimè per il Covid, da quando con l'AMPAS frequentavo gli ospedali e tutto ciò che deriva dalla trasformazione anche del percorso formativo che è stato, non basta. E queste sono anche giornate per ricordarcelo. Come Regione Lombardia stiamo investendo in un piano anche di sicurezza per quanto riguarda certi luoghi dove siete soli anche la notte e c'è il rischio di essere aggrediti anche di giorno. E sicuramente una delle cose più importanti in cui stiamo portando come Regione Lombardia è una di quelle situazioni particolari per cui anche all'interno del percorso culturale, della riconoscenza sociale del vostro lavoro ci stiamo mettendo tutto quello che come delega regionale possiamo fare. Certo non basta e non basta neanche la pacca sulla spalla o dire di essere bravi. Stiamo ragionando non solo per i medici ma anche per il personale infermieristico, anche sul tema retributivo. Non siamo fermi, ma sicuramente, come ho detto prima, oggi questa giornata deve essere anche utile a capire a tutta la società il valore del vostro lavoro, del vostro sacrificio, la rilevanza sociale. Io vi saluto e vi auguro un buon convegno e sono ancora dispiaciuto di non poter essere con voi. Bene. E ringraziando ancora la Camera di Commercio di Bergamo per l'ospitalità, chiamo adesso qui sul palco la Presidente Nazionale della FNOPI, Barbara Mangiacavalli. Grazie, buongiorno a tutti, bentrovati. Per me è un piacere e un ritorno gradito venire a Bergamo. Ho fatto 3 anni di attività professionale in questa provincia, in un'azienda di questa provincia, e ricordo con affetto sia i cittadini che le istituzioni e il senso delle istituzioni che c'è in questo territorio. E quindi è un graditissimo ritorno, reso ancora più importante per il valore simbolico che Bergamo e Brescia hanno assunto nella mente e nel cuore di tutti i cittadini italiani per questi anni. E grazie anche alle istituzioni presenti oggi che condividono con noi questo momento pomeridiano di riflessioni sulle professioni che rappresentiamo, infermieri e infermieri pediatrici. Io darò alcune suggestioni rispetto alla situazione nazionale, magari con alcune puntualizzazioni, considerando che sono sì pro tempore la Presidente nazionale, ma abito e lavoro in Lombardia e quindi conosco un po' le tematiche
della Lombardia e di questo territorio, senza nulla togliere all'egregissimo lavoro che fanno i nostri ordini provinciali e interprovinciali, però la mia visuale mi consente di collocare questi problemi anche in una panoramica di più ampio respiro. Mi riaggancio a quello che ha già detto la Presidente regionale del coordinamento regionale, la Presidente Pace. La Lombardia nel panorama italiano rappresenta circa un sesto della popolazione italiana e questa proporzione la si vede anche rispetto ovviamente alla popolazione infermieristica, 460.000 circa infermieri e infermieri pediatrici iscritti agli ordini, 70.000 circa gli infermieri iscritti agli ordini lombardi, uno spaccato di società importante. Però oggi la professione infermieristica non sta bene. Non voglio dire che è in condizioni terminali, però siamo molto sofferenti. Siamo molto sofferenti perché, come io ho già avuto modo di dire molte volte in questi mesi, ma mi piace ripeterlo qua, sapevamo che saremmo arrivati a questo punto. Parlo del tema della carenza, parlo della valorizzazione professionale, lo sapevamo da molto tempo. Per molto tempo però ci siamo visti proporre soluzioni più di facciate, di maquillage nella nostra professione. Adesso quello che noi chiediamo come federazione, come infermieri tutti, è che questi temi entrino in tutte le agende politiche istituzionali a tutti i livelli, provinciali, regionali e nazionali, perché o affrontiamo dal punto di vista strutturale nel profondo qual è la crisi e perché c'è questa crisi nella professione infermieristica in Italia, o non ho nessun timore a dire che l'Italia diventerà un paese senza infermieri, ma soprattutto che i cittadini italiani non si vedranno soddisfare l'articolo 32 della Costituzione. Dico questo perché? Perché il tema dell'attrattività della carenza è sì un tema regionale, ma è anche e soprattutto un tema nazionale, forse anche mondiale, ci mancherebbe. Non ci sentiamo in buona compagnia se consideriamo che anche l'OMS ha lanciato l'allarme sulla carenza mondiale. Però vorrei provare a puntualizzare in maniera sintetica per bullet point perché il tema dell'attrattività è un tema che noi chiediamo di affrontare in maniera strutturale. Non è un problema di numeri in formazione, così sgomberiamo subito il campo dei falsi problemi. Quindi quando io sento ancora dire, per fortuna molto meno, che per risolvere la carenza infermieristica è sufficiente togliere il numero chiuso all'università, non è questa la soluzione, perché lo abbiamo visto in questi anni, con una serie di provvedimenti d'urgenza, siamo passati dai circa 16.000 storici posti messi a bando in università. E dietro questo numero c'è un grande lavoro fatto dal Ministero della Salute, Ministero dell'Università, Regioni coinvolte, Federazione, e per trovare un punto d'equilibrio. Siamo passati di circa 16.000 posti storici a quasi 25.000. Non sono stati tutti coperti. Quindi c'è un tema ancora prima del numero chiuso, perché questa è l'evidenza matematica che di fatto siamo senza numero chiuso, perché se non copriamo neanche i posti messi a bando. La ragione è sicuramente di più ampio respiro. Oggi in Italia, oggi tra l'altro c'è in corso anche questo forum sulla natalità, quindi è sicuramente un tema di ampio respiro. Però voglio farvi un esempio concreto. Quando io ho iniziato il mio percorso formativo, quell'anno in Italia c'è stato circa 1 milione di maturandi. In questi anni siamo arrivati a 500.000 maturandi. E questo è un elemento da tenere in considerazione. Di questi 500.000, poi questi affrontano la maggior parte un percorso formativo universitario. Che percorso formativo universitario scelgono? Sicuramente quello più affine alle loro aspettative, ci mancherebbe, le loro inclinazioni, sicuramente quello dove sanno che ci può essere uno sviluppo di carriera, sicuramente le giovani generazioni, le nuove generazioni, quello dove sanno che c'è un minor impegno anche umano e relazionale. E questa non è la professione infermieristica, perché la professione infermieristica è intrisa di impegno umano e relazionale, è intrisa del rapporto con l'altro, di gesti assistenziali, di momenti di accompagnamento in tutte le fasi della vita. E quindi questo è un elemento da tenere in considerazione. Siamo sì dentro il novero delle 32-33 professioni sanitarie, ma siamo diversi. E questa diversità ha bisogno di essere tenuta in considerazione. Scelgono una professione che ha una possibilità di sviluppo di carriera, è vero, non è la professione infermieristica. La professione infermieristica ancora oggi non ha esigibile uno sviluppo di carriera, o perlomeno
Dal punto di vista dello sviluppo gestionale organizzativo, ce l'ha, io credo, insieme a molti colleghi presenti qua, ne siamo un evidente, come dire, testimonianza. Abbiamo colleghi direttori sociosanitari, colleghi direttori di distretto, qualcuno direttore generale in altre regioni, molti colleghi direttori di struttura complessa a diversi livelli, ma anche non solo delle professioni sanitarie, nel rischio clinico, insomma in altre strutture di staff. Quello che manca è lo sviluppo di carriera clinico-assistenziale. Soprattutto le nuove generazioni ci stanno chiedendo e sono orientate a studiare di più, perché è vero che la laurea triennale abilitante abilita l'esercizio della professione al pari della laurea in medicina che abilita l'esercizio della professione medica, ma la complessità dei bisogni di salute oggi è tale per cui i giovani infermieri si sentono necessariamente nella condizione di migliorare la loro formazione specialistica. Ecco perché stiamo lavorando con i ministeri coinvolti, ma anche con la Commissione Salute e la Conferenza delle Regioni, affinché ci sia un orientamento delle lauree magistrali verso le aree di sviluppo clinico specialistico, perché noi abbiamo bisogno di infermieri specialisti nell'area delle cure territoriali, se vogliamo dare corso non solo a quanto contenuto nel PNRR, ma a quello che ci dice l'epidemiologia rispetto ai bisogni di salute. Abbiamo bisogno di continuare a sviluppare competenze specialistiche nell'area dell'urgenza e emergenza, nell'area medica, nell'area chirurgica, nell'area della salute mentale, nell'area neonatale pediatrica. E lo dico in una regione che ha fatto dello sviluppo delle reti ospedaliere uno dei fiori all'occhiello della sanità. Questa deve essere mantenuta e garantita, ma dobbiamo parimenti sviluppare quelle competenze specialistiche che aiuteranno anche questa regione a fare la differenza rispetto all'assistenza territoriale. Oggi questo non c'è. Ci sono anche delle norme che sono disattese da 15 anni e che ormai sono diventate vecchie senza ancora neanche essere applicate. Perché è evidente che a questo sviluppo di competenze specialistiche deve poi corrispondere anche una revisione dei modelli organizzativi di incardinamento nell'organizzazione che tenga conto di queste competenze. L'infermiere specialista deve poter essere reclutato e previsto all'interno delle aziende sanitarie, oltre che nei modelli, anche negli aspetti giuridici e contrattuali, quindi anche rivedendo gli assetti, ad esempio del 165, testo unico del pubblico impiego. E dico questo a maggior ragione in questa regione, anche per quello che ha già detto la Presidente Pace. Io sono originaria della provincia di Como, quindi so bene quando ero piccola professionalmente, perché a Bassano non sono mai stata, ahimè, fin dalle elementari e dall'asilo. Quando ero piccola professionalmente, so bene quando l'azienda dove io ho studiato si svuotava perché la Svizzera apriva le assunzioni. Como, Lecco, Sondrio, Varese, quindi proprio le province di confine. So bene, non è una questione economica, perché lì c'è una valorizzazione della professione. Sarà legato al fatto che hanno una minore densità medica? Sicuramente lavorano su modelli organizzativi diversi che valorizzano le competenze degli infermieri. Ovvio che così diventa attrattivo. Quindi, oltre alla poca attrattività che oggi ha il nostro sistema sanitario nazionale, la Lombardia ha un ulteriore problema di attrattività, che è quello di reggere il confronto con paesi confinanti, che sicuramente, al di là dei recenti provvedimenti sui cosiddetti frontalieri, non toccano la professione infermieristica. Perché la Svizzera, così come il mondo anglosassone, basa il suo sistema sanitario nazionale sugli infermieri italiani. Perché la formazione universitaria degli infermieri italiani è considerata tra le migliori al mondo. E dico questo, spezzando una lancia per i nostri formatori, anche in considerazione del miracolo che i nostri formatori fanno, perché noi in Italia stiamo formando professionisti eccellenti con 60 professori di scienze infermieristiche. Nei 60 mettiamo dentro tutti, dagli ordinari agli associati ai ricercatori, 60. Un professore ogni 1300 studenti circa. Abbiamo corsi di laurea dove abbiamo un professore ogni 6 studenti. Oggi il peso di questa formazione, e abbiamo gli studenti del terzo anno che vengono colloquiati dai trust anglosassoni per portarli in Inghilterra o in queste aziende appena hanno discusso la tesi abilitante, oggi questa qualità formativa è sulle gambe del sistema sanitario regionale. Non solo qua, ma in tutta Italia. Perché è sulle gambe delle aziende sanitarie, dei loro professionisti infermieri che si stanno assumendo l'onere di formare e di fare il tutoraggio a questi futuri colleghi. Quindi anche la formazione ha bisogno di essere messa in sicurezza come numeri, se vogliamo fare produrre professionisti di qualità.
perché altrimenti non possiamo neanche pensare di formare 100.000 infermieri in queste condizioni organizzative. Abbiamo bisogno di lavorare sull'attrattività, sviluppando modelli organizzativi. Certo, c'è anche la componente economica, e rendendo esigibile uno sviluppo di carriera, quindi anche magari modificando le modalità di reclutamento degli infermieri specialisti. E lo dico perché è presente anche, e lo ringrazio, il direttore generale di ATS, che fa parte anche di Federsanità ANCI, quindi è la visione anche delle direzioni strategiche. Noi abbiamo bisogno di lavorare con le direzioni strategiche, perché credo sia veramente arrivato il momento di ripensare e di innovare un pochino il decreto 165. Al di là della questione dell'incompatibilità del cumulo di impieghi con cui siamo impegnati con il Ministero della Salute rispetto a una definizione più accurata di quanto scritto nel decreto bollette, ma abbiamo bisogno probabilmente di prevedere che io posso reclutare, non io Barbara Mangiacavalli, io sistema, posso reclutare infermieri anche differenziando le modalità di reclutamento. Perché non posso assumere direttamente un infermiere laureato magistrale se ha competenze specialistiche in un campo? Perché non posso assumere direttamente un infermiere con dottorato di ricerca per collocarlo in situazioni particolari all'interno delle aziende? Oggi questo non è possibile, perché si fa un concorso per con una laurea abilitante dove uno vale uno e sono tutti uguali, e da quella graduatoria, ormai piccola, io devo andare a pescare, perché questi sono i termini organizzativi, il professionista per l'area della salute mentale, per l'area neonatale, per l'area intensiva, per l'area delle cure territoriali, domiciliari, palliative e quant'altro. Perché non posso differenziare questi percorsi, anche riconoscendo competenze e abilità diverse? Perché non può essere che l'infermiere laureato magistrale possa ad esempio avere una seconda abilitazione, che è quella magistrale, come già avviene ad esempio per gli assistenti sociali, e magari con questa abilitazione abilitarlo ad esempio alla prescrizione di presidi ausili per i cronici, per i fragili, per tutta la rete territoriale, o la conferma di piani terapeutici per pazienti stabilizzati o cronici. Quindi sono tutte riflessioni che noi vorremmo poter affrontare ai tavoli istituzionali, perché, ripeto, la Federazione degli Infermieri e i suoi presidenti provinciali, i suoi ordini, non accetteranno più soluzioni di facciata, di macchiaggio rispetto ai problemi della professione infermieristica, perché i problemi della professione infermieristica sono i problemi dei nostri cittadini e del sistema sanitario di questo paese. Grazie. Bene. Ringraziamo la Presidente che si allontana giusto 5 minuti, che c'è un collegamento in diretta con Sky TG24, avevamo questa urgenza. Ho visto che ci ha raggiunto la dottoressa Gagliardo, giusto? Dirigente della UO Rete Territoriale, Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia. La invito a prendere posto, c'è già il Cavaliere. E per essere particolarmente molesto, visto che ci siamo parlati al telefono pochi minuti fa, le chiedo subito di rompere il ghiaccio. Eh sì. No, perché si collega molto anche a quello che ha detto la Presidente Mangiacavalli, nel senso stamattina colloquiando ci siamo chiesti: ma perché i ragazzi non decidono di studiare per diventare infermieri? Quali sono le cose belle di questa professione che a volte ignorano, no? Tutte i progetti positivi, le opportunità lavorative che sono state messe in campo, e che quindi le chiedo di rappresentarci brevemente. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Porto anche i saluti ovviamente del dottor Pavesi, non ha potuto partecipare all'incontro, però appunto mi ha delegato e quindi ringrazio per lui. Sì, ho seguito molto attentamente le parole della dottoressa Mangiacavalli ed è fondamentale effettivamente il fatto di lavorare appunto su quei dispositivi giuridici, ovviamente in primis, che possono generare un impatto di attrattività rispetto alla professione infermieristica. Nel nostro contesto, quindi Regione Lombardia in particolare, lavorando anche su quell'attrattività che potrebbe derivare dal fatto di conoscere un po' meglio effettivamente che cosa si fa nelle nostre strutture sociosanitarie territoriali, che fatto 100 il sistema d'offerta, devo dire che sono veramente importanti, no? Abbiamo oltre 90.000
4.000 posti accreditati in Regione Lombardia, di questi quasi 60.000 sono nell'RSA. Ora, se noi chiedessimo al ragazzo che cosa, no, si fa in quelle strutture, come ci si relaziona, che cosa può nascere in quelle strutture in termini di proprio... Prima parlava, mi è piaciuto molto questo gesto assistenziale. Il gesto assistenziale è il gesto che dà senso alle persone all'interno di strutture dove si svolge la vita delle persone, perché sono strutture residenziali oppure sono strutture diurne in cui sistematicamente tutti i giorni appunto si svolge il percorso assistenziale della persona accanto a una comunità, in una comunità. Allora, lavorare in una comunità che ha una sua stabilità di relazioni probabilmente può dare, è diverso obiettivamente che lavorare in un contesto che professionalmente è molto diverso, parrebbe più attrattivo che quello delle acuzie, però in realtà, visti i numeri, no? Quindi la dinamica demografica e quindi visti la necessità di sviluppare questa nuova sanità territoriale, che appunto è necessaria perché sono i numeri che dicono che dobbiamo occuparci di lungo assistenza in un contesto che quindi nella lungo assistenza diventa sempre più complesso, e per complessità si deve intendere appunto percorsi assistenziali fatti non soltanto di condizione clinica ma anche proprio di competenza relazionale e di lavoro relazionale con le persone. Quindi probabilmente se si conoscesse meglio la vita che si svolge in alcune di quelle strutture, se si conoscesse meglio appunto la vitalità anche che c'è, no? Cioè nel senso tra l'altro noi abbiamo una rete d'offerta, dicevo prima, 90.000 posti, e da un punto di vista soggettivo questi 90.000 posti sono gestiti da 2.500 strutture circa. Su 2.500 strutture, 2.100 sono enti terzo settore che derivano in grossissima parte da quelle ex IPAB che conosciamo e che quindi rappresentano realtà radicate sul territorio e che quindi possono rappresentano quindi dimensioni dove si svolge anche tanto volontariato, c'è tanto anche creatività e vitalità. Noi dobbiamo lavorarci, è un patrimonio, quando si dice un capitale sociale, quindi all'interno, e quindi darlo così, cioè farlo vedere, pubblicizzarlo, non so come dire, cioè, perché secondo me comunque i giovani a volte è per non conoscenza, no? Anche noi siamo più grandi, abbiamo più anni e probabilmente potremmo essere più attrattivi nelle cose che si possono fare, fermo restando tutto quello che sappiamo, cioè che i numeri non sono dalla nostra parte proprio in termini di dinamica demografica, cioè di rapporto banale tra, leggevo prima proprio nelle domande, insomma, comunque nei fogli dedicati all'incontro di oggi, no? Cioè l'età media a livello dei 27 stati è 44, in Italia è 48, cioè insomma sono 4 anni, a questi livelli 4 anni in più sono una enormità. Per cui, allora noi... quindi in regione, quindi questo sicuramente, questa è una cosa importante, uno degli elementi, ovviamente in regione ci troviamo ad affrontare quello che diceva la dottoressa Mangiacavalli, lo sforzo di costruire nuova sanità territoriale, contestualmente di lavorare attraverso di questa per raggiungere questo obiettivo importantissimo che è quello del PNRR legato all'assistenza domiciliare. Sappiamo di dover, vero dottor Giupponi, fare più 133.000 assistiti in più in assistenza domiciliare entro il 31/12/2025, non è una cosa da poco, e proprio a fronte dei numeri che abbiamo sentito, anche perché in assoluta prevalenza è chiaro che l'assistenza domiciliare si caratterizza per un'assistenza ancora una volta infermieristica. Quindi noi andremo certamente a fare del nostro meglio con le aziende che hanno certamente preso a cuore, diciamo, questa sfida nel contesto che conosciamo, dove c'è un grande, diciamo, tema legato alle liste d'attesa, e quindi, come dire, dentro organizzazioni dove i fattori di produzione vanno contestualmente spingere sulle liste d'attesa legate ovviamente all'area dei ricoveri e della specialistica, e contestualmente all'area domiciliare e territoriale. Vero è che anche l'assistenza domiciliare, che pure su questa, no, appunto il PNRR, ha bisogno di una certa struttura delle famiglie, perché l'assistenza domiciliare
è vero che può, che deve accompagnare una logica di prevenzione, no? Il governo del sistema dei servizi, però è anche vero che ha come presupposto principe il fatto che una famiglia ci sia. Quindi anche la struttura delle famiglie è una cosa, come dire, che deve essere compliante rispetto a questo modello che tende a dire più assistenza domiciliare. Probabilmente più assistenza domiciliare in termini di monitoraggio, cioè nel senso di monitoraggio sistematico, no? Quindi di una gestione della cronicità che porti al sistema a quel livello di prevenzione tale per cui io faccio uno o due accessi al mese e quindi riesco, come dire, a calmierare situazioni prima che degenerino nell'accesso spontaneo e convulso, diciamo, dire, al pronto soccorso, perché si ha la sensazione, come dire, dell'abbandono. Quindi noi vorremmo puntare all'interno delle azioni del PNRR, e andremo ad adottare il PNRR in questo mese perché ce l'hanno approvato approvato a livello nazionale di Agenas e il Ministero, in particolare, diciamo, un progetto di sorveglianza domiciliare fatto in raccordo tra le ASST e quindi governato tra i distretti e le AFT dei medici medicina generale, perché si mettono insieme, quindi, i fattori di produzione legati all'assenza domiciliare e in primis quindi gli infermieri di casa di comunità, gli infermieri di comunità e gli altri infermieri, insomma gli infermieri, perché poi si fa fatica, quindi diciamo gli infermieri che lavorano all'interno dei distretti con gli infermieri, questo sì, della medicina generale, perché tutta la forza lavoro che abbiamo e alla quale contribuiamo sotto diversa forma giuridicamente anche nel quadro della CN possa contribuire mettendosi insieme a questo sforzo che dobbiamo fare, che dobbiamo dare agli assistiti, alle persone al domicilio per garantire non solo i numeri ma quel monitoraggio che poi crea valore per l'ospedale in modo tale da rendere appropriato l'accesso e quindi il corretto svolgimento delle attività che in acuzie si devono svolgere all'interno dell'ospedale. Quindi sì. Questo. No, mi sembra un'ottima cornice per il momento. E mi piaceva adesso coinvolgere un po' la parte politica si è parlato tanto di Regione Lombardia, ecco, della parte del Consiglio regionale, con il consigliere Michele Schiavi, Fratelli d'Italia, che è stato anche sindaco, che ci parlava anche di parlando appunto dell'inverno demografico, dell'età media. Ci parlava prima anche un po' della sua esperienza, di alcuni progetti per gli anziani, la rete di contatto e quindi come sta portando poi questa esperienza in regione. Eccoci, buongiorno a tutti, grazie come prima cosa dell'invito e di aver promosso questo momento di confronto. Auguri per quella che è la vostra festa e la vostra giornata internazionale, penso che tutti al tavolo siamo d'accordo con i ringraziamenti che dobbiamo alla vostra professione, al lavoro che svolgete ogni giorno. Sono d'accordo però sul fatto che poi bisogna anche provare ad andare oltre alle parole, provare a rispondere con i fatti, è quello che ci stiamo impegnando a fare proprio in questi primi giorni di lavoro in Regione Lombardia. Le commissioni sono appena state istituite, ieri si è tenuta la prima commissione sanità di questa nuova legislatura, dove è stato udito l'assessore Bertolaso proprio sul tema delle liste d'attesa. Settimana prossima si parlerà invece del tema che si ricollega alla domanda, al tema di questa tavola rotonda, il tema è proprio della sanità territoriale, dell'assistenza territoriale, quindi anche lo stato d'attuazione della legge regionale e degli investimenti che il PNRR prevede sul territorio della Lombardia, investimenti che in termini di numero di case di comunità e di ospedali di comunità Regione Lombardia ha deciso di aumentare con propri fondi, per aumentare proprio il numero di case di comunità e altri presidi presenti sul territorio. Io penso che, come giustamente diceva il moderatore che ringrazio, in questi ultimi 4 anni mi sono occupato di fare il sindaco del mio comune, che è un comune di montagna, quindi un'area periferica che soffre ancora di più e ha sofferto ancora di più durante il periodo del Covid. La lontananza o, in certi casi possiamo dircelo, l'assenza di un'assistenza territoriale organizzata in maniera importante e precisa. Penso che ci sia una grande occasione grazie a quello che il PNRR prevede. Noi
come comune in modo particolare abbiamo lanciato proprio qualche mese fa un progetto che anche altri comuni del territorio adesso stanno seguendo, che parte dall'esperienza positiva dell'anagrafe della fragilità promossa, c'è qui la presidente Messina, c'è qui il direttore di ATS, promossa durante la pandemia da Covid-19 proprio a livello provinciale. Ci siamo resi conto di non avere in modo particolare una mappatura di quelli che sono gli anziani, in modo ci stiamo concentrando su questa fascia d'età, gli anziani sul nostro territorio, anche quelli autosufficienti che però magari possono avere altri problemi dal punto di vista non prettamente sanitario, sociosanitario, ma sociale o di relazioni con la propria rete familiare o in assenza di essa con quella che è la comunità che c'è sul territorio. Quindi grazie a un team di persone che in questo momento in maniera volontaria, tra cui ci sono anche degli infermieri, si sono messi a disposizione, stiamo somministrando proprio agli anziani del nostro territorio. Abbiamo deciso di concentrarci sulla fascia over 74, un questionario proprio per capire quella che è prima cosa la situazione di fatto, quindi se i nostri cittadini, se la popolazione sul territorio conosce quelli che sono i servizi già in essere, conosce quelle che sono le possibilità di attivazione di determinati servizi che loro hanno oppure no. E devo dire che da questo punto di vista forse anche come amministratori dobbiamo lavorare, migliorare da questo punto di vista, perché stiamo riscontrando purtroppo numerosi cittadini anziani che non conoscono quelli che sono servizi già attivi, già presenti sul territorio, che ove vengono attivati funzionano molto bene, danno un feedback e un riscontro molto positivo. Dall'altro punto di vista ci stiamo anche muovendo per chiedere quali invece sarebbero i servizi necessari sul territorio, i servizi necessari a domicilio e quali sono state le loro richieste magari negli ultimi anni a cui si sono sentiti rispondere no, non c'è la possibilità oppure non abbiamo in questo momento il modo per farlo. Questo perché io penso che, ed è emerso negli interventi dei presidenti degli ordini di Bergamo e di Brescia e della presidente nazionale, sia necessaria una multidimensionalità dell'intervento, una multidimensionalità dell'approccio in modo particolare all'anziano. Parlavamo prima di crisi demografica, i dati purtroppo non sono dalla nostra parte, non lo sono nemmeno in provincia di Bergamo e sono preoccupanti per quelle che sono le zone periferiche della provincia di Bergamo e immagino sia così anche per altre zone d'Italia dove magari i centri e le città resistono un pochettino di più per motivi prettamente economici e occupazionali, mentre i centri periferici, in modo particolare la montagna, soffrono e soffriranno nei prossimi 5-10 anni di problemi di spopolamento ancora più importanti, con un invecchiamento della popolazione che di conseguenza, andandosene soprattutto i giovani dal nostro territorio e non nascendone di nuovi, in termini di incidenza percentuale diventerà ancora più alta. Diventa quindi necessario la multidimensionalità dell'approccio che metta allo stesso tavolo quello che è l'aspetto sanitario, quello che è l'aspetto sociosanitario e quello che è l'aspetto sociale. E da questo punto di vista ben vengano gli investimenti previsti dal PNRR, mantenendo bene in mente che dobbiamo stare attenti. Da questo punto di vista io sono convinto che uno dei rischi del PNRR e uno dei rischi delle case di comunità sia quello di andare a ottenere l'effetto contrario, cioè quello di accentrare all'interno di case di comunità, all'interno di questi stabili, di questi edifici che devono diventare poi un collettamento di funzioni, di specialità differenti, però il rischio sia quello di andare a allontanare dai territori ancora più periferici questi servizi che ci sono appunto nei territori periferici. Da questo punto di vista la Regione Lombardia ha fatto questa scelta di aumentare il numero di case di comunità rispetto a quelle finanziate dal PNRR. Penso che sia necessario una interlocuzione importante, questo dovrà essere uno dei lavori della Commissione Sanità nei prossimi anni, un lavoro importante di raccordo con quella che è la nuova legge la 33 del 2023, del 23 marzo, dedicata proprio alla legge delega che il governo nazionale ha messo in campo sul tema delle persone anziane non autosufficienti, perché da questo punto di vista la legge va a individuare sì le case di comunità come punto d'offerta, come punto importante di coordinamento dei servizi sul territorio, ma garantendo e invitando a un coordinamento con quelle che sono tutte le altre unità d'offerta territoriali, che possono essere anche esponenti di altri ordini professionali. Penso alle farmacie che ci sono sui territori, penso
agli studi misti di medici di medicina generale con degli infermieri al loro interno, penso a quella che è la figura degli infermieri di comunità, una figura che dal punto di vista strategico ritengo importante, su cui oggi mancano dei percorsi di formazione, formazione specifici e specializzati. Il grido d'allarme che lanciava la Presidente nazionale su questo, sulla mancanza di formatori nella professione infermieristica è sicuramente importante ed è uno dei temi su cui dobbiamo assolutamente come politica sia regionale che nazionale impegnarci per risolvere questo problema e per aprire un tavolo di confronto con la professione infermieristica, proprio per andare, ripeto, verso una maggiore specializzazione anche degli infermieri che si troveranno poi insieme a tutte le altre professioni sanitarie, insieme a quanto Regione Lombardia con le case di comunità, con l'assistenza e la medicina territoriale farà, si troveranno però poi ad operare direttamente con i nostri cittadini. Concludo convinto del fatto, ringraziandovi ancora per l'invito, convinto del fatto che ho visto che molte delle domande, degli spunti che ci sono riguardano proprio l'invecchiamento della popolazione, la popolazione anziana sul nostro territorio, sia sempre più importante arrivare ad avere un'azione di monitoraggio sistematica che oggi purtroppo esiste a spot o esiste in determinati territori. Ci sono alcune esperienze, penso all'esperienza lanciata da poco da ATS Bergamo, quello su caregiver in collaborazione con le SST del territorio, sono esperienze che vanno in quella direzione e vanno nella giusta direzione di individuare e di monitorare quella che è la situazione sul nostro territorio, perché senza il monitoraggio, senza dei dati di partenza chiari, seri e aggiornati anno con anno, sarà sempre più difficile affrontare il tema dell'assistenza territoriale, che diventerà però sempre più importante. Grazie mille a tutti e buoni lavori. Grazie. E restiamo in Consiglio regionale con il consigliere Jacopo Scandella, Partito Democratico, a cui chiedo un po' quale può essere, come può la politica favorire la valorizzazione professionale infermieristica, che appunto risulta poco attrattiva, come abbiamo ascoltato, per i giovani, nonostante assicuri un tasso di occupazione a un anno dalla laurea superiore all'84%, quindi anche che idea vi siete fatti voi qui, ma anche uno sguardo un po' più ampio. Soldi? Autonomia? È un aspetto. Sicurezza? No, buongiorno a tutti e a tutte. Grazie innanzitutto per l'invito, anche da parte mia auguri per questa giornata. Dicevo prima con Michele, dopo l'intervento della Presidente Mangiacavalli, vabbè, possiamo anche andare. Nel senso che i punti che sono stati messi sul tavolo sono evidentemente quelli. Cioè il quadro generale è quello che gli interventi prima del mio hanno dato, ovvero numeri che sono sempre più ampi rispetto alle necessità di assistenza, soprattutto sulla fascia anziana, numeri che sono sempre più bassi rispetto alle persone che entrano nel sistema formativo prima e poi del lavoro, e che quindi rendono, da un certo punto di vista, e tocco un aspetto che è stato citato, per certi versi forse inevitabile che si attinga anche all'esterno e quindi anche all'immigrazione su profili sia di bassa qualifica che di qualifica più alta, ma questa è una parentesi di cui volevo toccare dopo. Ritorno alla battuta iniziale, soldi, perché? Perché è evidente, e non lo possiamo andare a dire a tutti i convegni che facciamo perché la coperta è corta, però è evidente che ci sono alcune professioni che per carico di lavoro fisico, mentale, di responsabilità hanno oggi una retribuzione che non la rendono attrattiva. Si parla di attrattività, io credo che questo sia un elemento ineludibile, non so come dire. Cioè, o noi decidiamo che questa è una priorità ed è un settore su cui dobbiamo investire di più, oppure quel tipo di attrattività e quel pezzetto di attrattività non lo riusciamo a fare. L'altro elemento, dicevo, autonomia e responsabilità. Spesso, se penso all'assistenza territoriale, sento dire: ah, ma quando una volta il medico di base andava a casa dei pazienti e aveva quel rapporto umano e quella vicinanza, quell'empatia, quell'integrazione. Ora, io non so quanto siano cambiati i medici come attitudine,
però se penso al numero di anziani che aveva bisogno di un'assistenza continuativa negli anni 60-70 o al numero di persone che ne hanno bisogno oggi, credo che questo sia un altro mondo, un mondo completamente diverso. E a un mondo completamente diverso non puoi non rispondere con dei modelli organizzativi completamente diversi. Quindi io credo che o noi valorizziamo innanzitutto la professione infermieristica nell'ambito dell'assistenza territoriale, affidandole anche più compiti e più responsabilità rispetto a quelle che ha oggi e facendo recuperare a quella professione quell'empatia, quel rapporto, quella vicinanza più costante rispetto a quanto avviene oggi, oppure secondo me non riusciremo ad affrontare la crisi che abbiamo davanti. E quindi questo è un elemento aggiuntivo. Lo si fa in un contesto nel quale, se penso all'ambito territoriale, noi abbiamo alcuni soggetti, le RSA in primis, che hanno sicuramente la capacità di offrire una risposta capillare, ma che evidentemente non sono sufficienti. È chiaro che noi dovremo fare di tutto per ampliare gli spazi, le contrattualizzazioni, l'offerta che nell'RSA si può erogare in 20 anni, i prossimi, in cui la quantità di persone che ne avrà bisogno sarà esageratamente più alta. Però dobbiamo andare verso una pluralità di offerta. Uno, dobbiamo cercare di rendere le persone anziane il più a lungo in salute, il più autonome possibile e meno bisognose possibile di assistenza anche in età avanzata, attraverso tutta una serie di interventi sociali che sono indispensabili. Poi dobbiamo allargare le maglie, appunto, delle strutture, dai diurni all'assistenza condivisa, ai condomini solidali, a tutte quelle realtà di aggregazione di domande e di offerta che possono rendere anche rispetto alle professioni sanitarie poi più efficace l'intervento. Quindi c'è secondo me un elemento organizzativo che ha molto a che fare anche col lavoro della regione, che può aiutare le professioni, i professionisti della sanità a lavorare meglio insieme. E tocco soltanto un aspetto ancora. Le case di comunità. Io sono stato in Emilia Romagna qualche tempo fa perché quando è nato il PNRR si diceva le case di comunità in Emilia Romagna, case della salute, funzionano, copiamole, vediamo di importarle anche nelle altre regioni. I due elementi principali delle case di comunità che all'epoca mi era capitato appunto di vedere erano: uno, la capacità di ridurre gli accessi al pronto soccorso, quindi con una capacità appunto di drenare, di filtrare alcuni degli interventi di base che potessero appunto evitare l'accesso in ospedale; l'altro, la multidisciplinarietà, cioè il fatto che tu mettessi in collaborazione saperi, persone, professionalità diverse per far ruotare quelle attorno ai bisogni della persona e non la persona che deve andare a districarsi tra le varie professionalità. L'organizzazione oggi delle case di comunità già inaugurate in Regione Lombardia risponde a questa finalità? Può raggiungere questo obiettivo? Sinceramente secondo me no. Secondo me noi ancora non siamo stati sufficientemente coraggiosi nell'immaginare dei modelli diversi. Oggi si va tutto sommato, anche rispetto alle case di comunità, ad una conferma di quello che è l'impianto già esistente. E io su questo credo ci sia ancora uno spazio di innovazione che deve vedere chi poi sul territorio ci sta, innanzitutto gli infermieri e le infermiere, protagonisti di questo passaggio. E quindi credo che questo sia lo stimolo con cui dobbiamo e attorno al quale dobbiamo provare a fare di più. Lo si fa di più anche dove ci sono ordini e rappresentanze che pesano e che si fanno sentire. Quindi non è un mistero che nell'ambito della rappresentanza delle professioni sanitarie c'è un confronto tra i diversi ordini. È importante, secondo me, è fondamentale che un ordine e delle professionalità così numerose e così capillari come quelle degli infermieri si facciano sentire. E credo che incontri e momenti come questo siano assolutamente adeguati appunto a questo obiettivo, per cui io per il momento vi ringrazio. Grazie. Grazie. Allora, riserviamoci ora quest'ultima parte di riflessione, quest'ultima mezz'ora che ci siamo dati, ripartendo lato paziente, visto cittadino, quindi coinvolgo Giorgio Arca, coordinatore regionale della rete tribunale diritti del malato e cittadinanza attiva Lombardia, perché degli spunti sono emersi e brevemente. Allora, il problema degli infermieri stranieri, quindi come viene percepito anche a garanzia del cittadino,
emerso anche dal razionale che vi era stato rappresentato dall'ordine il discorso della violenza agli operatori, cioè quanto è paradossale il fatto che passata l'emergenza Covid si torni a parlare di violenza agli operatori. E poi appunto ecco la percezione lato cittadino di questi delle case di comunità, cioè è un contenitore di qualcosa che rimane però vecchio o c'è qualcosa che poi cambia anche dal punto di vista della fruizione? Intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito da parte di Cittadinanza Attiva. Io sono molto, oltre che contento, molto orgoglioso di essere qui. Noi facciamo il territorio tutti i giorni, quindi siamo sia negli ospedali che nelle case di comunità, siamo sempre a contatto anche con la Regione perché troviamo nel dottor Pavesi una disponibilità incredibile per poter dialogare e quindi raccogliamo un po' tutto ciò che è territorio, sia da parte dei medici di medicina generale, sia da parte degli infermieri di famiglia. Quello che mi hai detto sul fatto, inizio con la violenza nelle cose, diciamo che oggi va un attimino scemando perché io giro un po' tutta la Lombardia, vado in tutte le SST e quindi vedo che c'è molta più presenza di polizia nei pronto soccorsi, dove di solito la violenza è sempre stata più accentuata. Quindi da quel lato lì diciamo che sono un tantino più tranquillo. Per quanto riguarda la percezione dei cittadini verso la nascita, diciamo, di queste, la missione 6, diciamo, del PNRR con le case della comunità, io personalmente ho partecipato a tante inaugurazioni di case della comunità, onestamente sono poliambulatori, cioè ancora case della comunità non c'è, non ci sono, c'è qualche specializzato in più, diciamo, se non c'era la diabetologa o il cardiologo, ce n'è uno, eccetera, però è sempre un poliambulatorio. Siamo lontani dalla riforma sanitaria, che io non cambierei una virgola dalla riforma se fosse applicata, naturalmente. Siccome non è applicata, non mi dilungono le liste d'attesa perché ci sarebbe da parlare fino a domani mattina, e quella è legge, cioè non è che lo diciamo noi, è nella legge, la U, la B, la D e la P sono legge e vanno applicate. Noi con il RUA, che sono i responsabili unici aziendali, abbiamo un ottimo rapporto e devo dire che facciamo un ottimo lavoro perché dobbiamo assistere i cittadini. La nostra associazione è nata a tutela dei diritti dei cittadini che si rivolgono alla sanità, quindi pretendiamo, andiamo, certo, è sempre nel dialogo, non abbiamo l'elmetto da fare guerra perché non servono a nessuno, oppure andare a denunciare sul giornale certe cose. Si cerca di prendere i disservizi e le problematiche che ci sono nel territorio, raccogliendole, perché viviamo anche all'interno degli ospedali, e le portiamo nelle varie direzioni per poter discutere e vedere come superare queste problematiche. Però una notaglietta c'è, perché io, come ripeto, la vivo tutti i giorni, e sono gli infermieri di famiglia. Infermiere di famiglia è una figura che noi avevamo chiesto nel 2016, perché visto che non c'era niente nel territorio, e devo dire che oggi abbiamo grande ragione, perché l'infermiere lo conosce bene chi lo vive, non c'è niente da fare, questo è il discorso. Poi mi sono riservato di dire due cose sugli infermieri, però l'infermiere di famiglia, io sono stato onorato che la SST Sette Laghi di Varese mi abbia chiesto di fare accompagnamento ai primi infermieri di famiglia che sono stati individuati per il territorio. L'ho fatto molto volentieri, l'ho fatto con passione, perché questi ragazzi, perché non sono ragazzi chiaramente, hanno una passione che io non ho visto neanche in quelli che conosco da 30 anni, per dire, cioè hanno una passione incredibile, però ancora non sono stati messi proprio nella condizione di esercitare la loro professione. Noi abbiamo fatto un audit civico in provincia di Varese sugli infermieri di famiglia, su circa 1200 interviste, ma io dico adesso non l'ho portato, non sono stato lì, però vi dico così, sinceramente oltre il 95%, la maggior parte delle risposte era: finalmente c'è qualcuno che si prende cura di me. E parliamo di quelli che vengono dimessi dagli ospedali per seguire la cura farmacologica, quelli che abitano da soli, anziani, oltre i 70 anni, quindi sono anche qualche volta messi in un cervello con determinate patologie che hanno bisogno d'aiuto,
Quindi è stato non positivo, di più. Quindi noi ci battiamo con le varie direzioni generali affinché investano su questa struttura per far vedere alla popolazione e ai cittadini come Regione Lombardia, applicando la riforma sanitaria alle case della comunità, intanto ha iniziato con gli infermieri di famiglia. Però chiaro che non basta. Cioè, guardando la casa della comunità, certo, che ha messo a Genas come deve essere, cioè ci deve essere tutto, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, persino la diagnostica. Io spero che ci arriveremo, forse nel 2026, prima che scada, forse riusciremo ad avere determinate cose. Questo è il coso. Poi, sì, mi rendo conto che l'avevo dato troppe, sì, troppe sollecitazioni, no, ma ci possiamo anche tornare, certo. Ok, se ci possiamo tornare, allora torno dopo, certo, sul coso. Che diciamo l'istituzione... Grazie, intanto. Perché l'istituzione poi più prossima, ecco, al cittadino è il comune, e quindi tornavo alla dimensione comunale con l'assessore Messina, Marcella Messina, assessore alle politiche sociali del comune di Bergamo e presidente dell'assemblea dei sindaci del distretto di Bergamo, quindi una città che ha conosciuto il Covid purtroppo da vicino, ma anche un sindaco, cioè voglio dire un amministratore locale come lei, che ha conosciuto e apprezzato da vicino gli infermieri, come stavamo dicendo prima. Sì, è molto vero quello che ha appena detto, e devo dire davvero complimenti e buona festa al nostro ordine, al presidente Sollitro, per quello che in questi anni è riuscito a costruire insieme a tutti gli infermieri. E questo lo credo davvero, lo credo proprio alla luce di quello che abbiamo passato, ma non solo, alla luce anche di quello che è oggi il presente, perché avremmo potuto comunque dimenticare e non fare bagaglio di esperienza. Io credo che gli infermieri abbiano insegnato davvero anche agli amministratori una grandissima capacità, che è quella di mettersi in discussione. Perché questo passaggio è importante, ve lo dico come amministratore, come assessore di un comune, di una città capoluogo, di entrare nel territorio e di mettersi in discussione come professionisti dentro i quartieri nella nostra città. Noi abbiamo scelto di, grazie alla importante opportunità che ci è stata data subito dopo la pandemia dal decreto rilancio, di costruire, e grazie alla capacità e alla competenza della direzione sociosanitaria della SST Papa Giovanni, di sperimentare l'infermiera di comunità e di famiglia dentro i quartieri, in 4 quartieri della città, i più densamente popolati dalla popolazione anziana. Dentro i centri per tutte le età, che erano quelli che una volta erano i centri anziani, quindi con una popolazione fragile, con una popolazione anziana, che a volte anche dal punto di vista caratteriale sappiamo che non è facile da gestire, con una professione che andava spiegata e raccontata, perché torniamo, lo sa bene la dottoressa Cesa e tutto il suo staff, torniamo ieri da un incontro in uno di questi quartieri in cui abbiamo, cui si avvierà ulteriormente l'esperienza, e abbiamo spiegato ai cittadini che cosa fa l'infermiere di famiglia e di comunità e che cosa non fa l'infermiere di famiglia e di comunità, proprio perché questo lavoro che veniva detto prima di prossimità e di relazione diventa fondamentale per costruire alleanze e fiducia coi territori. Ora io penso che se questo per un amministratore è doveroso, perché fa parte del suo compito, non è scontato per gli infermieri, non è scontato questa disponibilità al dialogo, questa disponibilità a costruire delle relazioni, questa disponibilità a spiegare, a mettersi in discussione, laddove anche il cittadino ti interroga, ti sfida, ma cos'è? Non ho capito, cosa fa? Ma quindi è un pronto soccorso? No, spiegatemi, perché sono queste poi le domande che ti portano i cittadini. E questo credo che sia un valore aggiunto che in un momento di festa va sottolineato, questa capacità davvero di non solo costruire uno spazio dentro il territorio, ma costruire un luogo di cura, di relazioni dentro i territori, perché sono poi quello di cui l'esito della pandemia ci ha dimostrato fondamentale. Credo di aver visto anche come consiglio dei sindaci l'ordine in tantissime occasioni, e lo sottolineo perché questo vuol dire una flessibilità, una capacità di stare ai tavoli di lavoro, di aderire alle proposte, di trovare delle soluzioni comuni. Penso al lavoro, è stato citato appunto anche dal consigliere Schiavi, il lavoro sui caregiver, mi viene da dire anche il lavoro che viene fatto dentro le case di comunità. Ecco, questo secondo me è un elemento che va spiegato bene, perché è vero che
ci sono delle criticità, ma è anche vero, io credo che le narrazioni possano fare la differenza se sono autentiche, che stiamo sperimentando a livello provinciale sulla città, questo in modo particolarmente attivo, anche solo per i numeri che una città con i quali ti ingaggia, l'esperienza della casa di comunità e il dialogo tra l'infermiere di comunità e l'assistente sociale. Questo lo dobbiamo dire perché non è scontato, perché è un lavoro che richiede anche una messa in discussione delle proprie competenze, e fino a qualche anno fa questo non era possibile, o comunque veniva dato come, come dire, quello che io chiamo un po' canne d'organo di competenza: Silos, tu fai il tuo pezzo, io faccio il mio pezzo e poi magari ai tavoli di lavoro ci raccordiamo. No, trovarsi nella quotidianità delle situazioni, di un punto unico d'accesso, di quel cittadino che ti ingaggia con una domanda magari inedita rispetto a una tua competenza e ti chiede un dialogo, una collaborazione. Ecco, per me questo è innovazione sociale, questa è innovazione sociosanitaria. Cioè non sono slogan, è costruire delle nuove competenze a fronte di un dialogo e di un confronto che non va bene scritto all'interno di una delibera, poi va vissuto dentro quella quotidianità delle relazioni, dove non sei protetto, no? Ma sei tu con la tua competenza, con la tua personalità e con la tua capacità di stare nella discussione. Quindi questi sono gli elementi, secondo me, che costruiscono capitale sociale, sui quali chiaramente poi anche gli amministratori possono fornire delle risposte, perché se è vero che gli amministratori hanno, chiaramente il sindaco, questo ruolo sulla salute, diciamo che fino al 2019-2020 era più residuale, era una delle tante deleghe che magari il sindaco aveva. Oggi io come assessore, perché poi chiaramente in un comune grande questi aspetti ce li ha più in mano l'assessore alle politiche sociali, continuamente vengo sollecitata su temi sanitari, perché magari nel quartiere non c'è il medico, perché dici che apri un infermiere di comunità in un quartiere, l'altro quartiere come va non lo apri nell'altro quartiere. Quindi sono tante le domande che vengono su, per gli aspetti sanitari per i quali siamo sollecitati. Credo che però sia importante anche quindi impiegare il nostro tempo a spiegarlo, come veniva detto, a comunicarlo, a raccontarlo, proprio per garantire davvero anche in questo caso agli infermieri la sottolineatura e la puntualizzazione dell'ottimo lavoro e della capacità e dell'importanza di presidio sanitario che hanno dentro i nostri territori. Grazie. Grazie a lei. Vorrei chiedere al direttore generale ATS Bergamo, Massimo Giupponi, come, un termine che si usa spesso adesso, come hanno messo a terra, cioè come a livello poi di ATS si è recepita tutta questa pluralità di spunti e anche di esigenze, di bisogni mutati di salute sul territorio. Grazie, volevo innanzitutto ringraziare la FNOPI che ha deciso di organizzare questo evento sui nostri territori. Nostri territori Bergamo e Brescia che sono coinvolti quest'anno nel 2023 da questi eventi che ci stanno facendo, come dire, ci stanno insegnando a lavorare insieme. Io poi sono un tifoso atalantino, quindi per me è un po' più difficile questa cosa qua. Grazie a Solitro, cioè grazie al vostro presidente perché nel lavoro che stiamo facendo sul nostro territorio lui ci ha messo del suo, perché da un lato ci sono i ruoli istituzionali e poi ci sono le persone che spesso e volentieri fanno la differenza. Solitro è stato bravo, nel senso che con disponibilità, con umiltà, si è adoperato per poter sviluppare un lavoro che sul territorio abbiamo sviluppato, di cui adesso dirò qualcosa, facendo vedere anche ad altri come si fa. Adesso lo dico un po' in parole semplici, perché spesso e volentieri si impara guardando qualcun altro, oppure scopri che una cosa è possibile quando c'è qualcun altro che ti fa vedere che è possibile ciò che lui lo fa. Grazie ai miei infermieri professionali e alle mie infermiere professionali, scusate, non professionali, della TS.
Brava. Posso dire una cosa? Che hanno fatto e stanno facendo la differenza dentro l'agenzia. Consentitemi un ringraziamento anche alla dottoressa Cisa, perché tra le direzioni strategiche che lavorano nelle tre SST e nell'ATS è l'unica infermiera che abbiamo, e se mi è consentito sta portando un contributo importante, cioè si vede che c'è dietro, come dire, una squadra di persone, una competenza, una conoscenza di quello che si fa. Quindi grazie davvero a lei e a tutti gli altri, evidentemente. Noi stiamo provando a mettere insieme queste diverse competenze professionali, perché il sistema dei servizi sanitari non è, prima Marcella parlava di un sistema a canne d'organo, no? Non sono più canne d'organo che si mettono l'uno a fianco all'altro, ma sono competenze professionali che devono integrare, no? Che non vuol dire che, come dire, si annacquano l'una dall'altra, ma che trovano punti di contatto, punti di lavoro, oggetti su cui lavorare, rispetto ai quali prevale la chiarezza del compito, uso posta parola, cioè prevale la chiarezza che ciascuno nell'agire quel tipo di professione, di attività, è all'interno di un sistema sanitario pubblico, cioè all'interno di un sistema sanitario, cioè non è la tua aziendina, ma tu hai il compito, insieme alle altre competenze professionali, di costruire qualcosa che è più grande di te. Consentitemi di dire che quando questa propensione al raccordo con le altre categorie professionali c'è, si vede e la leggi anche nei risultati dei progetti che porti avanti. In concreto che cosa vuol dire? Vuol dire che sulla base di una suggestione che alcuni hanno dato sul nostro territorio, dal novembre del 2021 abbiamo costituito un tavolo stabile con tutti i presidenti degli ordini professionali. All'inizio ce n'erano di meno, poi man mano ne arrivano di più, adesso è arrivato anche il fisioterapista, no? Quindi sono 10 ordini professionali che ogni 3 mesi si trovano. Ma quelli che partecipano al gruppo di lavoro tecnico sulla formazione tutti i mesi si trovano per poter lavorare insieme e affrontare i vari aspetti che consentono di provare ad integrare le competenze. Dico ogni 3 mesi o tutti i mesi per dire che se uno ad una cosa ci crede, lavora, e quella roba lì richiede impegno, e quindi deve essere una scelta, viene fatta. Questo sta portando un primo grande risultato, che la carenza delle diverse figure professionali, che riguarda un po' tutte le figure professionali, secondo me riguarda più gli infermieri rispetto ad altri, non è l'obiettivo, è che la carenza di figure professionali non sia un elemento di divisione tra le diverse competenze professionali, ma sia invece una responsabilità condivisa. Quindi il tema non è che se spinge di più il medico o l'infermiere o l'assistente sociale, chi è più forte vince. Il tema è che da un lato ci sono alcuni numeri oggettivi, quindi in Italia mancano più infermieri che medici, perché se tu confronti il numero degli infermieri e quello dei medici in raffronto con altri modelli europei, il dato che emerge è questo, no? Il dato che emerge è questo. Ma nell'ambito di questo lavoro
ad esempio abbiamo costruito con gli ordini professionali questa survey che è stata, che ha coinvolto circa 1500 persone e quasi 700 persone, cioè 2000 persone, quasi 700 persone sono stati infermieri. Questa settimana ci stiamo dicendo, ma perché, come dire, così tanti gli infermieri rispetto ad altri, no? Perché questo numero non rappresenta la quota di infermieri sul totale degli operatori sanitari. Anche perché, no, questo è successo anche perché l'ordine c'è. Quindi l'ordine, il vostro ordine è stato più capace di intercettare l'interesse da parte vostra, no, rispetto a quello di altre categorie professionali. Questo è un elemento assolutamente, come dire, interessante, perché non sempre gli ordini professionali sono in condizione di attivare i propri operatori. E questo è un valore aggiunto che voi avete rispetto ad altre ad altre professioni. Si sono sviluppati alcuni progetti nell'ambito di questo confronto, no? Il primo, ne parlava prima anche l'assessore presidente, insomma, del consiglio dei sindaci del nostro territorio e anche il consigliere e il sindaco Schiavi. Questo progetto che ha visto sul territorio gli infermieri di famiglia collaborare con gli assistenti sociali dei comuni. Noi abbiamo 154 infermieri di famiglia sul territorio, che insomma mi sembra un grande risultato. Poi non è che tutti siano lì sul territorio a fare l'infermiere di famiglia dalla mattina alla sera, evidentemente, no? Perché c'è un bisogno che nel frattempo deve crescere e ci sono anche modelli organizzativi che devono essere adottati all'interno delle aziende, ma che le nostre tre SST siano state in condizione di mettere sul tavolo 150 infermieri di famiglia nell'arco di un anno, insomma, tanta roba. Questo ha, come dire, consentito al nostro territorio di fare un accordo con gli ambiti. Noi abbiamo 14 ambiti dei comuni, e quindi sono nate queste unità organizzative all'interno di questo network fragilità che abbiamo chiamato, quindi 14 unità organizzative in cui l'infermiere di famiglia e l'assistente sociale insieme si occupano di capire quali sono i bisogni che sono presenti sul territorio e si fanno carico delle situazioni domiciliari più difficili. Questo, come dire, questo è un esito, no, del lavoro che è venuto avanti sul territorio e che nasce all'interno di una condivisione tra le diverse figure professionali dei quali gli ordini sono punti di riferimento. Io non entro nel merito della partita del Superos e quant'altro, però faccio questa osservazione che non riguarda voi, riguarda i medici, in questo medici e farmacisti così non... Noi abbiamo, come dire, alcuni paesi europei in cui ci sono i farmacisti che da sempre fanno le vaccinazioni, no? E da alcuni anni prescrivono, adesso uso questo termine, i farmaci per le persone croniche, no? Quindi non è in realtà proprio la prescrizione. In Italia abbiamo avuto bisogno, adesso è dovuto arrivare il Covid, per sdoganare il fatto che i farmacisti potessero fare le vaccinazioni. Io penso che guardando anche a quello che succede fuori dai nostri confini ci possano essere delle esperienze che non è che si tratta di prenderle e di copiarle, no? Ma di vedere esattamente che cosa succede. Per questa ragione, ad esempio, nell'ambito di un momento che abbiamo organizzato sul nostro territorio, sempre all'interno delle iniziative Bergamo Brescia, no? Nel giugno di quest'anno, tra un mese, insomma, ci sarà questo forum che faremo sul territorio nostro e metteremo a confronto i modelli organizzativi gestionali di alcuni paesi europei.
perché ci interessa capire che cosa succede dalle altre parti per poter vedere di portare a casa delle esperienze, per poter avere qualcosa da imparare. Chiudo con una battuta sulle case di comunità, perché l'avete detto e consentitemi questa... sono scatole vuote, ci sono soltanto le mura, vabbè. È uscita recentemente questo monitoraggio al dicembre del 2022 fatto da Agenas, che non è Regione Lombardia, Agenas, no? È l'agenzia del Ministero, e rappresenta, descrive il numero delle case di comunità che sono state attivate dalle regioni. Al 31-12 del 22 sono state attivate da tutte le nostre regioni 122 case di comunità, di cui 36 in Lombardia, 31 in Piemonte, 43 in Emilia, 6 in Toscana. Resto niente, ne mancano 1300. Perché lo dico? Lo dico perché se abbiamo passione alla costruzione delle cose e non abbiamo unicamente il problema di dire la nostra, adesso lo dico un po' così, questi sono dati che noi dobbiamo conoscere, perché se noi sì abbiamo il problema di riempirle, no? D'altre parti non le hanno neanche aperte. Una di queste regioni è il Veneto, ad esempio. Lo dico non per dire che siamo a posto, per dire che nel momento in cui discuto di una cosa complessa è opportuno avere presente la complessità delle cose. Altrimenti rischio di descrivere e di dare un'accezione negativa ad un lavoro che invece abbiamo tutti la necessità di presentare come una grande opportunità per la nostra gente, no? E all'interno del quale ciascuno di noi fa il proprio mestiere. In realtà non ci sono soltanto le mura, no? Primo, perché ci sono tutti gli operatori che prima facevano gli ambulatori. Scusate, è maggiore di zero questa cosa qua. No, questa cosa qui è maggiore di zero. Secondo, ci sono esperienze territoriali, no? Noi stiamo facendo la nostra, su altri territori ne stanno facendo altre, in cui invece nel momento in cui c'è una volontà a costruire spazi di collaborazione, le cose si fanno. Il progetto citato prima sui network, sulla fragilità, ne è un esempio. Il progetto che è stato lanciato su questo territorio, come dire, non solo dall'ATS, no, ma dai comuni, dal sistema delle associazioni, sui caregiver familiari, noi abbiamo 110.000 caregiver familiari, non lo sappiamo neanche quanti sono. Però sappiamo che se in qualche modo li sosteniamo, no, riusciamo a gestire meglio all'interno della rete dei servizi istituzionalizzati. Allora, quel progetto che è stato lanciato su questo territorio 3 settimane fa non sarebbe nato se non ci fosse stato il dialogo tra gli ordini professionali e se la casa della comunità non avesse, come dire, non fosse diventata l'oggetto su cui è possibile costruire delle collaborazioni. Perfino i medici ci sono dentro, no? Per cui nel mese di aprile i pazienti orfani della nostra provincia, cioè i pazienti del nostro territorio che non hanno i medici di medicina generale, hanno fatto 1000 prestazioni all'interno di alcune case di comunità, d'accordo? 300 in Vallimagna nella casa di comunità della Chiesa, scusate, no, del Papa Giovanni, d'accordo? No, e 300 sul territorio di Treviglio. Allora è come un bambino che sta crescendo, no? Oh, tu se hai la preoccupazione che da lì nasca davvero qualcosa di positivo, hai, come dire, devi assumerti il compito di farlo crescere bene e quindi ti muovi in questa direzione qua. Se invece come dire, non hai questo tipo di obiettivo, puoi dire sì che manca un pezzo, assolutamente, ma rischi che ti dicano gli altri
che noi ne abbiamo aperte 32, non so quante sono rispetto alle altre, no? Quindi io chiudo dicendo a voi, guardate che lo strumento della casa di comunità è uno strumento strategico per lo sviluppo dei servizi territoriali, perché si chiama casa della comunità e quindi chiama a raccolta e quindi chiama anche a responsabilità non soltanto le strutture ambulatoriali o gli operatori del sistema sanitario, che sarebbe già tanta roba evidentemente riuscire a coinvolgere tutti, no? Ma anche tutta la fetta dei servizi sociali, no? Delle amministrazioni comunali, bene prima quando la Messina ha detto ci abbiamo i punti unici di accesso, scusate ma ci diciamo che il problema dei cittadini è l'informazione e poi non abbiamo un'attenzione spasmodica per fare in modo che i punti unici di accesso davvero ereghino l'informazione ai cittadini, c'è un po' un controsenso, cioè il luogo in cui dobbiamo garantire questo tipo di informazione lo abbiamo trovato, no? È un luogo di tutti noi, quindi e l'idea di casa di comunità coinvolge anche il sistema dell'associazionismo, cioè tutto questo sistema dell'associazionismo e del terzo settore che spesso e volentieri fa davvero la differenza. Grazie. Allora, prima di affidare una sintesi e coinvolgere ovviamente anche la senatrice Gallone, ci aveva incuriosito quel fatto che appunto Arca aveva detto, aveva puntato due pensieri sugli infermieri, ma davvero telegrafico un minuto perché aveva suscitato la nostra curiosità. Che chi dovesse dire che la casa della comunità è una scatola vuota è perché non conosce le case della comunità oggi. Già a Varese ne abbiamo attivato 7, però bisogna incrementarle. Per fare questo noi facciamo degli incontri pubblici, i sindaci ci chiamano per informare, perché quello che manca ancora nella sanità è l'informazione e la comunicazione. Quindi noi prendiamo gli infermieri, siamo in mezzo agli infermieri. Io voglio spiegare agli infermieri come agiamo noi nella provincia di Varese. Prendiamo gli infermieri di famiglia per poter presentare a chi domani potrebbe fare l'infermiere, per incuriosirlo su quello che fanno, e comunichiamo la riforma sanitaria lombarda così com'è, quali sono tutti i diritti che ci sono dentro ai cittadini, perché nessuno glieli spiega. Ora con il PUA, che è il punto unico di accesso dentro le case di comunità, che c'è già questo funzionante, è chiaro che già abbiamo fatto un passo avanti, però non diciamo che la casa della comunità l'apriamo ed è completa, c'è un grande lavoro da fare. Io prima ho premesso, spero che sia riempita entro il 2026, 30 giugno, quando scadono le cose. La cosa che voglio dire agli infermieri è questo, e ho chiuso, dico questo qua perché ci tengo proprio. Ora, noi come città di iniziativa gli infermieri li viviamo tutti i giorni. Cioè l'infermiere non è solo quella figura che si vede che dà il farmaco eccetera, l'infermiere è il confidente, è la famiglia. Prendete uno che è ricoverato in un ospedale, questo ricoverato, il degente, chi è che vede sempre? A contatto di chi sta? Fa la degenza assieme all'infermiere, è l'infermiere che lo incoraggia, l'infermiere che lo cura, lo, diciamo così, lo vizia, diciamo, lo accoccola, e di conseguenza gli fa fare la degenza nel miglior modo possibile. Quello che voglio dire è questo, io dico grazie di esserci e di quello che fate. Grazie a lei. E appunto ci dicevamo, a parte poi volevo dire due cose, che abbiamo ricevuto dei saluti scritti da parte di Roberto Anelli, il vicepresidente della Commissione Sanità Regione Lombardia, abbiamo provveduto a fotocopiarlo e magari con l'aiuto di Ordine Bergamo a distribuirlo, è un contributo abbastanza lungo che non sto qui a leggervi ma che potete consultare. Con la senatrice Alessandra Gallone, che appunto abbiamo conosciuto come senatrice e che oggi ricopre un ruolo strategico anche quello, perché consigliera per il Ministero dell'Università e della Ricerca, che è un ministero con cui interloquiamo molto e che per lo sviluppo della professione è fondamentale. Ecco,
le chiedo l'arduo compito sì, di raccogliere un po' queste suggestioni, ovviamente dare la possibilità anche alla dottoressa Gagliardo, se nel frattempo le è venuto in mente poi qualche altro spunto, siamo a disposizione, e i presidenti di OPI Lombardia che sono in platea sanno che, avendo a disposizione questo bel parterre, se viene in mente qualche veloce domanda prima di chiudere possiamo farla, ma ovviamente dobbiamo poi spostarci a Brescia, come sapete, quindi siamo un po' di corsa. Prego. Grazie, buona. Grazie di cuore. Innanzitutto, vabbè, oggi buon compleanno a Florence Nightingale, perché la giornata internazionale dell'infermiere, sapete meglio di me, che si celebra proprio in occasione di questa ricorrenza. Quindi innanzitutto io saluto e ringrazio di cuore Barbara Mangiacavalli, perché devo dire che ha fatto una relazione così puntuale, così precisa, così chiara, che io devo dire sono piena di appunti, sono cose che ovviamente si sanno e si conoscevano, però veramente devo dire ineccepibile, penso che siano stati toccati tutti i punti fondamentali. Per quanto, e quindi poi ovviamente saluto tutti, saluto Beatrice Mazzolini, Marcella Messina che se n'è andata, saluto Elena Carnevali che vedo seduta in fondo ma che dovrebbe stare seduta un pochino più avanti perché mia collega, amica, deputata che si è sempre occupata di queste tematiche del sociale e del sanitario, per cui devo dire che questo territorio bergamasco per fortuna, benché così profondamente toccato, probabilmente ha avuto anche insomma nella disperazione, nel momento incredibile, quella forza che magari altri territori avrebbero avuto un pochino di meno, perché qua insomma da questo punto di vista è molto reattivo. Saluto Cinzia Botter, Enza che non è, Enza Nemolo che non è qui con noi, che sono diciamo le infermiere con cui ho avuto più a che fare durante quel periodo. Devo dire che senza la figura dell'infermiere sarebbe stato, se possibile, molto molto ma molto più dura, perché poi soprattutto ecco infermieri che non si sono risparmiati mai, che andavano a casa anche in momenti in cui le condizioni mettevano seriamente a rischio anche la salute personale, questo non va assolutamente dimenticato, quindi diciamo questo è mettiamolo così, un prequel. Io entro un attimo più nel merito di quello che mi compete appunto all'interno del Ministero dell'Università, della Ricerca, che però è strettamente connesso e collegato al Ministero della Salute. Devo dire che le parole del Ministro Schillaci ci hanno rassicurato e io spero che non siano e non rimangano soltanto parole, ma siano il prodromo, insieme a quelle che poi io confermo e quindi mi ci metto il fianco, posso dire anch'io, ci sono già stati contatti, collegamenti con l'Ordine, con il Ministero. Io innanzitutto auguro proprio alla classe politica tutta, al governo, di acquisire l'attitudine dell'infermiere, no? Quello che si diceva prima, la prossimità, la cura, la relazione, l'ascolto, che è quello che dobbiamo fare noi. E poi insomma che da tutte queste, per agire su tutti i fronti che si sono aperti, giustamente bisogna organizzarsi su un fronte unico e su un fronte comune, questa è la cosa più importante. Quando sento dire che effettivamente ci sono i posti per frequentare, no, percorsi di formazione che vanno a preparare a diventare infermieri o infermieri poi specializzati, ma in realtà poi non si riempiono, no, questi posti. Noi ad Alzano Lombardo recentissimamente abbiamo appena attivato un corso in scienze infermieristiche con l'Università di Brescia e i posti non sono tanti, ma vedevo un po' di perplessità e un po' di paura che si riempisse poi il corso. Ecco, questo ci deve fare riflettere attentamente. Quindi il tema delle specialità è importantissimo, no? Perché io vado dal medico, se non vedo non vado dal ginecologo, sono entrambi medici, ma io cerco una personalità specializzata. È il tema dell'attrattività, quindi questo lo possiamo fare solamente, ad esempio il PNRR prevede proprio all'interno del Ministero dell'Istruzione una quota consistente di risorsa dedicata alla formazione dei docenti di scuola superiore sull'orientamento, affinché siano preparati ad orientare i giovani a scegliere il percorso migliore. Ecco, lì noi dobbiamo puntare tantissimo, perché molto spesso è a quello e a farli provare sul campo, introdurli
affiancarli, no? Oggi si parla tanto di anche, non so, sistemi TS, alternanze, scuole, lavoro. Io non vedo tanti giovani studenti che magari si avvicinano o vengono, magari sbaglio, ecco, spero di sbagliarmi, però se non mi sbaglio, va comunque, secondo me, implementata questo percorso. È corretto, le case di comunità sono uno dei centri essenziali per fare anche questo, per farli diventare una sorta di piccolo campus all'interno del quale anche accogliere i giovani che abbiano voglia di vedere che cosa succede, di capire come può lavorare. Poi è chiaro che il tema, come dicevamo con la dottoressa Gagliardi prima, anche di un'adeguata retribuzione, quello vabbè è il grande tema, però nel momento in cui ci si innalza nella specializzazione, tutto dovrebbe in teoria poi arrivare da sé. Quindi non vi voglio far perdere tempo più di tanto, volevo soltanto dirvi che ho preso nota di tutto, così come profondamente convinta e sono colpita dal fatto che effettivamente la formazione universitaria, la formazione italiana sia una delle migliori del mondo, ed ecco perché poi ci rubano le nostre professionalità. Noi non siamo egoisti, non vogliamo che chi si è formato in Italia non vada a fare un'esperienza anche fuori, un po' come il tema dei ricercatori, però il tema vero è creare le condizioni perché dopo si possa ritornare e riuscire a vivere non come dei precari a vita, no, precari intendo non precari perché non si ha la professione, ma perché non si riesce neanche quasi ogni tanto a formarsi una famiglia o a comprarsi un'abitazione adeguata perché non hai le risorse, benché lavori magari 20 ore al giorno, perché poi sono professioni che tante volte vanno oltre, non ci sono orari, non ci sono momenti, no? Ci lo sappiamo perfettamente. Per cui questo è il tema, creare le condizioni. Quindi da questo momento in poi il Ministero dell'Università, della Ricerca, perché all'interno c'è anche tutto questo settore che è importantissimo, con il Ministero della Salute di pari passo, io odio la parola tavoli, no? Perché sembra sempre che siano, sai, quei momenti in cui ti metti intorno, chiacchiere e non succede niente. No, tavoli intesi come momento velocissimo di confronto, è chiarissimo tanto quello che serve, non è che dobbiamo stabilire che cosa serva, dobbiamo soltanto stabilire le modalità di intervento, il come, l'organizzazione, una governance generale perché le cose non rimangano isole ma diventino una struttura. Io sto facendo lo stesso tipo di percorso di discorso anche con gli assistenti sociali, anche loro lamentano una scarsità di materie all'interno dei loro percorsi, di non avere delle specialità particolari, ecco, e quindi bisogna farlo anche per questo tipo di professione. Ognuno di noi ha un'esperienza personale che lo porta a dire soltanto un grazie grande come una casa, penso che ognuno di noi personalmente, per qualcuno vicino, sappia che cosa ha voluto dire avere la tranquillità e la serenità fino all'ultimo momento, perché io non dimentico anche gli infermieri che si occupano delle cure palliative, quindi dalla nascita fino all'accompagnamento finale. Se io personalmente non avessi avuto questa figura accanto a te, probabilmente sarebbe stato molto ma molto più pesante affrontare tantissimi percorsi diversi nel corso della vita. Quindi ripeto, al posto di continuare a dare parole, ripeto, io mi porto a casa, mi metto sotto il braccio tutto quello che ho appuntato oggi, in attesa di rivederci a Roma per chiudere questo percorso. E ancora veramente grazie, da una città come Bergamo il grazie non ha fine, veramente. Quindi buona continuazione a Brescia. Bene. Apprezziamo davvero quanto siano sentite e sincere, sappiamo, conosciamo anche la sua storia e il suo impegno. È un'apertura di credito per noi davvero molto importante. E ne approfitto, appunto, se ci sono delle sollecitazioni e quindi se volete porre, ecco, vedo il presidente di Varese, Aurelio Filippini, e così come appunto... Apro solo una parentesi, sì. Il ministro Bernini non è qua, non è con noi perché in questo momento è in Giappone, perché c'è il G7, quindi mi ha affidato il suo saluto per voi, ecco. Adesso, ecco, guardando anche la platea, mi viene in mente che oltre al Comitato Centrale della Federazione, qui oggi trovate rappresentate anche le commissioni d'albo infermieri e infermieri pediatrici, quindi abbiamo con noi Ranieri, Zimmerman, Giglio e Pace stessa, che fanno parte
di questi organi che affiancano il Comitato Centrale nel governo della federazione. Prego Filippini. Intanto grazie a tutti per le testimonianze che avete portato, ma aggiungerei solo una cosa tra tutte quelle che sono state dette dalla nostra Presidente e dai Presidenti di Brescia e Bergamo. Come riprendo, dottor Giupponi, una sua particolarità rispetto al lavoro con un tavolo permanente che sta facendo con l'Ordine di Bergamo, che mi sembra ovviamente una cosa ottimale. Conosco bene il Presidente, quindi immagino anche quanto sia fruttuoso. Riprendendo la collaborazione che comunque con Regione Lombardia abbiamo sempre avuto, e visto la dottoressa Gagliardo con cui abbiamo lavorato molto, come coordinamento chiediamo da tempo di avere un tavolo tecnico fisso in Regione per poter essere presenti, partecipativi e, come dire, sul pezzo quando si comincia a discutere di alcune cose, mentre a volte siamo costretti a rincorrerle perché le vediamo già emendate piuttosto che... Ecco, adesso parlo con chi è rimasto e che sicuramente potrebbe anche avere un accordo, ma noi riporteremo questa richiesta fortemente in Regione e vorremmo chiedervi se ci date un aiuto per poterla rendere attuativa. Grazie. Prego, sì, abbiamo certamente lavorato per cui insieme e abbiamo anche quindi siamo anche arrivati insomma a traguardare un provvedimento, come sappiamo, no? E quindi che stiamo sperimentando, è una sperimentazione e quindi perché no, nel senso che comunque ovviamente io adesso non è che posso, ripeto, sono un umile però certamente il confronto e la collaborazione con tutti è sicuramente quello che serve a valle per venire presa in carico e a monte per fare dei buoni provvedimenti, quindi certamente mi sembra veicolo di cose solo positive. Ci sono altre sollecitazioni da parte dei presidenti e, come sapete, abbiamo appena iniziato questa 3 giorni, quindi ci vedete un po' così perché siamo pronti per arrivare a Brescia, dove stasera ci sarà un evento che abbiamo definito inaugurale, nel senso che lì sarà, ci sarà un grande spettacolo di musica, di suoni, e domani siamo sia a Brescia che a Bergamo, torniamo qui al Papa Giovanni XXIII. No, era nata tutta per divertirsi, poi il presidente Solitro ci ha... Il Presidente Solito ci ha tenuto un momento istituzionale di apertura, abbiamo accolto con piacere anche in questa sede così prestigiosa. Quindi ancora grazie a tutti, saremo fino a domenica in giro. Sì, avete tanti infermieri. Ciao. Summer day, my Cherie, more distant as the Milky Way, my Cherie, more pretty little one that I adore. You're the only girl my heart beats for. How I wish that you were mine.